Allora, Enrico Brignano, prima volta a Ponza? No, sono già venuto in passato, forse una ventina d'anni fa. Venni a trovare Gigi Proietti, voi sapete, non è proprietario dell'isola, ma insomma, forse per uso capione lo diventerà, perché tanti anni che è qui a casa e venni 20 anni fa appunto. Perché dovevamo metterci d'accordo per uno spettacolo, doveva fare la regia e la produzione, quindi venni col traghetto da Anzio, insomma. Però poi ci ho sempre girato intorno, insomma, non mi sono fermato. Invece quest'oggi, meglio questa notte, siamo fermati, abbiamo albergato a Ponza. Posto meraviglioso. Fantastico, non sembra nemmeno in Italia. Esatto. Poi dopo se mi senti parlare le persone già siamo in Italia. E siamo anche vicino a Roma. Sì, ma qui parlano il napoletano, mezzo napoletano, imbastardito, perché essendo stata un bagno di pena, un bagno penale borbonico, credo che abbia questo refuso dialettale. Senti, noi siamo alla nona edizione di Ponza d'Autore, Sì, che è una rassegna, mi che è nata. dispiace, ma è una cosa bella. No, è una cosa È bella, una cosa bella, è una cosa pensavo bella. che. È iniziata con Gianluigi Nuzzi che veniva in vacanza qua, aveva scritto uno dei suoi libri, poi sai, Sì, sì. in genere fanno discutere, diciamo. Molto. E ha In genere raccontato. quando lo leggono, o se Esatto. lo fanno o non se lo fanno il segno della croce. Esatto. Ha presentato il suo libro, una cosa che ha preso piede, adesso comincia a essere un appuntamento importante dell'estate. Ieri sera, con ospite Oliviero Toscani e Francesco Mello, ti abbiamo visto che a un certo punto sei Incredibile. appropinquato verso la Caletta, che è la zona dove sei. Sì, sono venuto. Che ti ha. Ti è piaciuta come serata? Hai sentito? Si volava abbastanza alto ieri sera, eh. Si volava La abbastanza. La differenza fra le forza fotografie, credo si dell'immagine e siano un la po' forza incastrati della parola. sulla necessità della fotografia o con la semplicità linguistica della parola. Io credo che la verità sia anche nel mezzo, insomma. Nel senso che una fotografia è chiaramente esplicativa, è anche alcune volte angosciante, è forte. Oliviero ci teneva a dire che non è la fotografia violenta, è violenta la realtà fotografata, ma la fotografia è neutra. Allora gli altri dicevano che invece le fotografie molto spesso vengono manipolate, quindi è la parola quella che non viene manipolata. Io credo che la verità sia nel mezzo, non esiste una fotografia senza raccontarla. Anche tu che fai vedere le tue fotografie del mare, ci sono alcuni momenti in cui sei costretto a spiegare, no? Questa qui eravamo, in quel po' sembra, ma è un'altra cosa. Quindi comunque c'è bisogno della parola. E la parola è molto più forte se invece è illustrata, cioè, no? Parlavo appunto con Mieli, è stato il mio editore l'anno scorso di un libro che è andato anche molto bene, Tutto suo padre, e lì avevamo trovato la doppia valenza della fotografia e della parola, cioè un libro con alcune illustrazioni. Quindi davamo spazio ad alcuni capitoli senza nemmeno una fotografia, e in altri invece per spiegare bene le situazioni della mia famiglia non rimaneva altro che mettere una fotografia. E devo dire che l'esperimento era riuscito. Quindi ieri li guardavo, sarei voluto salire per dire la mia, ma poi ho detto: ma dove vado? Che insomma, in effetti non era. Sarebbe Sai, il stato palcoscenico per gradito, me è sempre un po' una forma di attrazione, però certo. avevano solo due microfoni, quindi ho detto e fischiavano pure, quindi insomma. Senti, ultima cosa, quindi adesso ti stai riposando, sei in vacanza. Sono in vacanza relativamente, sono un weekend di vacanza perché come tu sai, o forse non lo sai, lo sto per dire, stiamo girando con Fausto Brizzi le riprese del film di Natale. Quindi siamo a Roma, sai, il cinema a Roma si fa fino al venerdì perché c'è il sabato. Allora ti ringraziamo del tuo Ringrazio incrocio io con te, Ponza ringrazio io d'Autore. voi e allora alla prossima, magari il prossimo anno, chissà, se dovessi scrivere un bestseller sul traffico di armi di cosa, ne so, spaccio delle autoradio usate, no, Siamo tanto qua, siamo qui, siamo qua. dovessi, che ne so, diventare divo della pornografia, YouPorn. sì, proprietario di YouPorn, sì, Proprietario, proprietario di quella è YouPorn, la cosa vera. con tutta l'isola e ci annetto avvicino pure Parmarola perché è anche distante tra noi. Va bene ragazzi, un saluto, buone vacanze a tutti, ciao. Grazie, grazie, ciao.